Sì, Simone, degli stereotipi sul mondo di Marte e il mondo di Venere. Secondo te c'è un fondo di verità oppure veramente sono delle griglie ormai obsolete? Allora, l'universo maschile e l'universo femminile, il libro che io cito è il classico Gli uomini vengono da Marte, la donna da Venere, anche questo è un libro degli anni 90, e però io lo sottolineo che essendo un libro degli anni 90, secondo me già perde un po' il colpo sugli ultimi decenni in cui il ruolo uomo-donna, la distanza dei ruoli uomo-donna si è già sottigliata, su certe cose su certi aspetti sono cambiate molte cose. Però è sicuramente uno dei punti più critici delle relazioni, cioè se siamo effettivamente due animali che parlano lingue diverse o due alieni che vengono addirittura da due pianeti diversi, dobbiamo iniziare a mettere in conto che c'è già un primo livello di complessità, che è quello appunto di far combaciare due mondi che sono uno Venere e l'altro Marte. Io sono dell'idea che ultimamente, appunto, molti stereotipi che si sono stati passati dal Novecento, no, che l'uomo è quello che deve portare a casa lo stipendio, la donna deve occuparsi della casa, dei figli, Insopportabile. no? No, questo, ma questo è insopportabile, ma fino alla generazione dei nostri genitori era assolutamente accettato, e Sì, anzi veramente veniva criticato l'opposto, cioè la donna che si prendeva delle libertà era, ah, chissà questa qua cosa vuol fare, no? Quindi vedete, e quindi secondo me Goleman ha scritto un libro nei primi anni 90, nel Goleman, scusate, come si chiama, l'autore, dimmelo, vabbè, Gray, ok, grazie. È un libro dei primi anni 90, basato tra l'altro su studi del 87-88, studi sociali di quegli anni lì, e quindi secondo me ne è passata di acqua sotto i ponti, per cui il ruolo, i classici stereotipi dei ruoli maschio e femmina sono stati superati, ma ciò non sono stati superati però, ad esempio, le differenze di sensibilità, la differenza di linguaggio, la differenza di esigenze, di tempi anche, no? Sul fatto che l'uomo sia più Peter Pan della donna, questo non credo che sia cambiato tanto. Che la donna sia tendenzialmente più, che ne so, appunto, abbia più la mira della stabilità rispetto all'uomo che invece è portato a essere distratto e farfallone fino a tarda età. Anche questo, ma perché sono in realtà questi ci siamo presi da quando eravamo ancora scimmie e ci siamo evoluti, però. Il mammifero maschio aveva una mentalità diversa, il mammifero femmina un comportamento diverso. Però sì, cioè, questo è uno, quando faccio, diciamo, la carrellata dei punti critici, dei livelli, io li chiamo livelli di complessità della relazione di coppia, questo è uno dei primi. Il primo è quello che non puoi decidere tu da chi essere attratto, quindi noi possiamo farci tutte le teorie del mondo e poi arriva quello che ci fa mettere gli occhiali al salame, o quella che ci fa mettere il ghiaccio, e noi comunque siamo fregati da tutte le nostre belle teorie e certezze che ci sono state passate da letture dei libri di Morelli, di Galimberti, di Alberoni, ci hanno fatto tutto il nostro castello, vengono miseramente rase al suolo dall'arrivo di una persona che non può farci felice, ma che va a toccare delle corde che per noi sono delicate, e punto. E quindi già quello è un livello di complessità mostruoso. In più, parliamo di due mondi, uomo-donna, diversi. Nota importante: tutto il libro è stato scritto per essere neutro rispetto al genere, cioè tutte le riflessioni possono essere invertite maschio-femmina, possono essere anche uomo-uomo, donna-donna, perché le complessità rimangono le stesse. Poi sicuramente in certi tipi di, appunto, di coppia probabilmente ci sono dei problemi ancora più particolari e peculiari, ma quelle che tratto io sono questioni che possono riguardare qualsiasi tipo di coppia, di qualsiasi età, anche se il mio campione, colpa la mia età, nel senso, io ho una serie di amici, quelli che mi hanno raccontato le storie, che non hanno 65-70 anni, perché per me sono troppo lontani, come non tratto i diciottenni e i diciannovenni, perché non ho cuginetti, non ho figli che mi possono raccontare queste esperienze. Puoi Quindi, dirla la tua età? no, 39, sì, lo dico una lingua, 39 anni, e quindi il campione più o meno è quello dei 30-40 anni, ok? Che è l'età in cui,
in cui tendenzialmente si cerca di fare la relazione quella definitiva, no? E quindi è il momento in cui ci si comincia a scontrare seriamente con queste complessità, perché le complessità le vedevi anche a 17 anni, però a 17 anni dicevi: ma sì, è andata così, ho tutto il tempo per pensarci. E poi quando ti trovi a 35-40 cominci a dire: aspetta, tutto questo tempo per pensarci non ce l'ho, adesso vorrei cominciare a fare qualcosa di interessante. E cominci a scontrarti con gente che nella radura non ha minimamente voglia di entrare, che nel suo castello non ha minimamente voglia di farti entrare. E quindi che fai? E quindi leggi il libro di Ari Prandi. Ci sono domande, osservazioni? Niente? Vai avanti tu allora. Ne dico una che non avevo previsto. Una caratteristica significativa della scrittura di Simone è la capacità di tratteggiare dei personaggi, alcuni dei quali sono anche macchiette, e sapendo che comunque ci sono dei riferimenti al pregresso di amici e dintorni, mi rendo conto che è stato particolarmente abile nel tratteggiare questi personaggi, cercando di non farli riconoscere ma mantenendone le caratteristiche. Ecco, questo esercizio di stile com'è stato? È stato sfibrante? Ti è venuto naturale perché sei un avvocato? Sì, esatto. Mi è entrato in vigore il famoso GDPR, no? La nuova normativa sulla privacy. Proprio nei giorni in cui stavo pubblicando il libro, ho pensato bene di anonimizzare le storie. E, allora, sono certo che chi legge queste storie si riconosce, cioè chi è protagonista di queste storie, nel momento in cui gli arriva in mano il libro, si riconosce, e spero che non mi querelino comunque, però... Non credo, perché appunto non hanno prova di ricondurre alla propria persona quello che io racconto. E poi vi assicuro che quello che racconto è tutto vero, nel senso che sia le storie mie, e su quelle proprio posso metterci proprio la mia mano sul fuoco, ma sia le altre storie raccontate da amici, me le hanno raccontate talmente col cuore in mano, talmente con le lacrime agli occhi in alcuni casi, per cui difficilmente potrebbero essere delle romanzate, diciamo, delle storie romanzate. Se vuoi ne leggo una, giusto per dare un'idea. Questa è un po' lunga, quindi saltiamola. Non so chi di voi ha avuto una relazione a distanza, alzate pure la mano. Non ci compromettiamo. Allora, per voi, per gli isolani, la storia a distanza credo che sia già statisticamente più probabile, quindi non fate finta, va bene, ho capito che ho già toccato. Allora, il paragrafo 6 del capitolo 4 si intitola Il gatto stupidotto e la relazione a distanza. Adesso vi faccio capire perché parlo di un gatto e di una relazione a distanza. Allora, io, è una storia questa. Bellissima. Ho due gatti, e ce li ho davvero, nati dalla stessa cucciolata, uno a pelo corto e l'altro a pelo lungo. Sono andato a prenderli io dalla cucciolata e li ho portati a casa ormai più di 10 anni fa. Per la precisione, nella casa di mio padre a Lodi, dove all'epoca vivevo. Adesso io vivo a Pavia, però insomma i gatti sono rimasti a casa di mio padre perché è una casa grande col giardino ed era giusto che loro rimanessero lì. Però io, appunto, ogni tanto, praticamente ogni 15 giorni, torno da mio padre per dormire un paio di notti, e quindi i gatti ritornano miei. Quindi li ho sostanzialmente cresciuti io, fino a quando 4 anni fa mi sono trasferito a Pavia, e i gatti sono rimasti a mio padre nel loro ambiente ottimale, con casa grande e giardino. Pavia e Lodi sono comunque a 30 km di distanza, di fatto ogni 2 settimane torno a stare un weekend nella vecchia casa di mio padre, dove ci sono ancora i 2 gattoni. Ecco, uno dei due, quello a pelo lungo, che si è sempre mostrato meno empatico e più diffidente, ha iniziato a non riconoscermi più. Ogni volta che torno, passa tutto il primo giorno del mio rientro a nascondersi come se fosse un pericoloso intruso. Salvo poi tornare a riavvicinarsi e addirittura a cercare le coccole dopo il secondo giorno. Peccato che sia troppo tardi, perché è proprio il momento in cui io devo tornare a Pavia, perché io sto a un weekend, quindi si passa tutto il sabato a nascondersi, poi nel pomeriggio della domenica inizia a cercare le coccole, ma io domenica sera devo rientrare. E la stessa scena anche la volta successiva, finché ormai mi sono rassegnato che probabilmente sarà sempre così. È un gatto stupidotto, purtroppo. Dei due, il cervello, la cucciolata l'ha diviso e l'ha dato tutto a uno. E qui dico, sì, lo so, questo è un libro sulle relazioni di coppia, non sull'etologia animale, e quindi non capirete che connessione c'è sulla storia del gatto. Invece sì,
la sensazione di impotenza e anche un po' di rassegnazione che provo quando torno a casa e vedo il gatto nascondersi mi ricorda un po' quella che provavo in un certo periodo della mia vita quando avevo una relazione a distanza con una donna che stava a circa un'ora di volo da me. Vista la situazione geografica non proprio favorevole, ci vedevamo più o meno con cadenza quindicinale per dei weekend, cosiddetto weekend lungo. Io andavo un po' da lei, lei veniva un po' da me. Ogni tanto andavo, tuttavia, ogni santa volta il primo impatto da parte sua era sempre di freddezza e di disorientamento. Nonostante io arrivassi pieno di entusiasmo per i due giorni che potevamo trascorrere, per i giorni che potevamo trascorrere insieme, lei di primo acchito si mostrava con un atteggiamento difensivo e chiuso, per poi riaprirsi progressivamente durante il weekend e arrivare a lasciarsi veramente andare solo quando stava arrivando il momento di salutarsi. Ok? Voi direte che mamma mia, che vita che hai fatto. Sembra assurdo e stupido, poiché in quel modo non riuscivamo mai a goderci appieno il nostro stare insieme. E lei per prima se ne accorgeva, perché poi mi rendeva conto: ah, ma adesso vai via. E io, sì, certo che vado via, sono quattro giorni che mi tratti come se. Vabbè. Ma è l'ennesima dimostrazione. No, concludo. Sì, era una persona che aveva dei problemi, oggettivamente. Ma era sarda? No, non era sarda. No, no, era Aresti. Sì, conosco la teoria dell'Aresti. Aresti, sì, mi hanno spiegato. No, non era sarda, non era della Barbagia, giù di lì. No, no, era una persona, anzi, anche lì, nella vita di lavoro si occupava di comunicazione, per dire, cioè organizzava eventi, faceva public relations, quindi il paradosso è uno di quelli. Quindi anche lei se ne accorgeva, ma questa è l'ennesima dimostrazione che la psiche umana ha dei meccanismi inconsci molto radicati che non è facile disinnescare e che rischiano di rendere oltremodo difficile la vita relazionale. Quindi nonostante lei se ne rendesse conto che era tempo e fatica sprecata agire così, però era più forte di lei. Ovviamente concludo dicendo che non dico nel libro come è andata a finire la relazione, perché potete immaginarlo tranquillamente. Però ecco, queste sono un po' le storie, questa era una mia e niente, cioè, poi le altre le trovate all'interno del libro. È bella, è significativa questa storia. Io ho esaurito le domande, se ne avete voi sarà un piacere rispondere. Anzi, sentire anche Simone che risponde. O anche commenti, anche sì. Aggiunte. Sulla relazione a distanza non ci credo minimamente, che però non voglio. In questo caso specifico, non era semplicemente contenta che stessi finendo il weekend. Ah, sì, assolutamente. Ma infatti la conclusione a cui sono arrivato io, che mi ha portato poi a interrompere i miei viaggi. Non andassi bene i due. Semplicemente, se non è abituata, l'ho vissuta io. Sì, sì, a vivere in mezzo. Allora, quando lui arrivava, diceva: accidenti, tre giorni dentro casa. Dall'inizio una sera, non tre giorni dentro casa. No, il fatto è che il paradosso è che. No, è interessante. E quando l'appunto. Stava andando via, ero felice, affettuosa. Sono Questa è la classica teoria. Questo è l'arestismo, il famoso arestismo sano. No, allora, la mia interpretazione è che proprio, esatto, quella era una persona oggettivamente che si era costruita un bel castello e in cui stava bene, in cui conduceva una vita anche comoda in questo castello. Avere una relazione che comporta appunto, da un lato avere uno che ogni tot ti entra nel castello, dall'altro prendere e dover andare tu a casa dell'altro, era oggettivamente uno sforzo che non era disposto a fare. Esatto. E questo lo e però c'è anche lì, forte dei miei occhiali al salame, spessi, ci ho messo 6-7 mesi a mettere a fuoco questa cosa, che non c'era verso di farla funzionare, perché era un meccanismo automatico che ripartiva, nonostante a parole mi dicesse: ma non deve, ma io lo so, mi spiace, scusa, la prossima volta sarà meglio. In realtà la volta dopo era uguale, perché era un meccanismo automatico. Ma ripeto, adesso non so che fine. Quando sono andata per passare un mese insieme, al terzo giorno gli ho detto: senti, visto che tu stai lavorando, io vado da mia sorella. Però va bene, però ecco, sì, in effetti stiamo facendo outing. Sì, no, in effetti il campione sardo forse non aiuta molto l'indagine sociologica che volevo svolgere, però vabbè. Ma infatti il prossimo sarà Cronache della radura sarda. Benissimo.
macchia mediterranea. Esatto, la lavoro a Cronica della Barbagia. Bello tosto. Altre osservazioni? Nessun altro che confessi il proprio essere Aresti? Non abbiamo sentito neanche un uomo parlare. Sono pochi oggi, eh? Quota azzurra, quelli, due. Quelli che ci... Ecco, il fatto che siano anche questo, è un dato interessante, perché sennò questo libro, al contrario dei miei libri sul diritto d'autore e le licenze per software, che sono stati hanno quasi sempre avuto un'utenza più maschile, questo ha sballato completamente il campione. Perché il tema, ma non perché il libro sia un libro per donne, vi assicuro che, come vi ho detto, quando lo leggerete è molto neutro, è che il tema delle relazioni è considerato tradizionalmente un tema da donne, e anche su questo i miei amici maschietti dovrebbero farsi delle domande. Cioè, non è che un uomo non può leggere un libro sulle relazioni di coppia, perché sennò sei sfigato, però credo che sotto ci sia anche un po' questa cosa, no? questo approccio per cui hai fatto un libro sulle relazioni, vabbè, sai, non è che lo leggo, no, alcuni miei amici, ma sì, te lo compro, però poi lo legge mia moglie, andate, guarda che lo puoi leggere tu tranquillamente. Però c'è appunto un po' questo luogo comune, possiamo chiamarlo, questo pregiudizio. Prego, non è un luogo comune, è proprio vero. Quindi la prossima volta devo scrivere un libro sul calcio e sul motociclismo. Oh, un'amica che è motociclista e prende fuoco ogni volta che, quando la vedono andare via con la moto, degli uomini la guardano e dicono: ma sei capace di utilizzarla? Le chiedono, e lei se la prende malissimo, perché sennò io vado in moto da quando ho 16 anni. Però questi sono appunto i luoghi comuni per cui si pensa che una cosa sia solo per donne e un'altra cosa sia solo per uomini, no? Però sì, il prossimo farò un libro sulla biografia di qualche calciatore. Così vado sicuro sul pubblico maschile. Decisamente. Sì, dimmi. No, dicevo, a proposito di questa disparità di interesse, no? Leggevo da poco, tra l'altro online, un confronto proprio sul tema degli stereotipi assegnati alla mascolinità e alla femminilità. Tra gli stereotipi della mascolinità veniva citata l'aggressività. Tra quelli della femminilità l'empatia. Ora, sì, guarda. A me sembra che la situazione di questa sala oggi dica che quelli non sono stereotipi. No, nel senso. Cioè, io ho avuto a che fare con donne molto, molto poco empatiche e anche a volte aggressive. E devo ammettere anche lì mea culpa, perché io mi sono lasciato affascinare da questa loro caratteristica. Perché, sì, lo ammetto, cioè me la sono cercata un po'. Avevano un temperamento un po' così che può essere anche affascinante all'inizio, poi quando capisci che questo porta alla non empatia e all'imposizione di un loro modo di pensare, di un loro vita da castello a cui tu devi assolutamente adeguare, se no non funzioni, allora non mi andava bene più. Però nella fase di occhiali al salame mi sono lasciato, mea culpa e mio malgrado, affascinare da questa caratteristica. Però sì, che l'uomo sia aggressivo e quindi in quanto uomo gli sia giustificata l'aggressività è un problema noto e lo vediamo anche nella cronaca, e che la donna debba necessariamente essere empatica in quanto donna sono due luoghi comuni. Questo è vero, perché di donne egoiste, di donne egocentriche e poco empatiche posso raccontare un bel po' di campione, che appunto un po' è mio e un po' di amici. Prego. Alla luce di questa analisi e queste riflessioni su episodi di sua e gli altri, quali possono essere tre punti intesi come indicatori di campanelli d'allarme che possono essere individuati preventivamente rispetto ad una situazione che andrà nella direzione della disfunzione e viceversa? Domanda molto difficile, non so se sono all'altezza. Allora, no, vabbè. No, nel libro alcuni. Allora, ad esempio, quando hai la sensazione di dover spiegare sempre ogni tua emozione, no? Perché un conto è, non devo fare il libro in sanscrito e pretendere che l'altro legga tutto, però l'altro un po' di sbattimento se lo deve fare, perché sennò siamo fuori dall'ambito della relazione. Quindi quando c'è proprio la percezione che per varie occasioni
non c'è questa empatia, allora probabilmente non c'è, non sembra da nessuna parte. E l'altro è un po' l'episodio che ho detto prima, cioè se in una relazione uno dei due cerca di tirare fuori l'altro al castello e l'altro non vuole mai fare un passo, e ogni volta che c'è questo tentativo di portare fuori dal castello c'è addirittura una reazione quasi di difensiva o addirittura aggressiva, che sono quasi sempre la stessa cosa, cioè l'aggressione altro non è che una difesa diciamo preventiva. L'adotto potrebbe essere mettersi in discussione o non, esatto, quando c'è la percezione che l'altro abbia già dei suoi schemi mentali, quindi l'unico modo di entrare in relazione con lui, esatto, l'unico modo di entrare in relazione con questo partner è quello di adeguarsi a questi schemi mentali, e detto nella mia metafora, vestire i panni del cortigiano e andare a vivere nel castello. Ma vi assicuro che c'è gente che l'ha fatto, vedi coppie in cui, no, un giorno una mia amica mi parlava di appunto una coppia per cui lei ha fatto una domanda a lui e ha risposto alla moglie. Diciamo, guarda, avevo chiesto lui una domanda tipo, ma come va al lavoro, eh? E la moglie fa, no, ma sì, adesso non sta bene. Se il errore va bene, ma se è sistematico è un sintomo. Ma quello che volevo dire era che ai miei occhi questa situazione qua è intollerabile, ma alla mia lui andava benissimo così, e tra loro due hanno trovato magari un equilibrio per cui questa cosa funziona. Per questo che non ci sono delle formule, no, non posso darti 3 punti, no, certo, perché è difficile, cioè nei libri dei vari Morelli e simili ci sono sempre, no, queste cose, queste ricette che vanno bene per tutti, o Anthony Robbins, questi guru, io non ci credo a questo approccio, perché la psiche umana è tanto complessa e tanto peculiare per cui ognuno avrà le sue risposte, però sì, questi qua sono sintomi, eppure questa cosa che per me è intollerabile, cioè che uno faccia una domanda a me e la mia donna risponda al posto suo, c'è una roba che per me è follia totale, per alcuni funziona, e magari coppie che sono state in piedi per 30-40 anni così perché hanno trovato un equilibrio. Ditelo ad alta voce. Io posso dire una cosa, uno dove compri questo genere di salame, perché qualche volta potrebbero essere utili. Allora, gli occhiali al salame si fanno al prezzo di bimbi. Si va in salumeria e una montatura di quelli di plastica. Ma un'altra cosa, io penso che sia un po' anche una questione di età. Sì. Ah, sì, perché io ora sono ormai una donna grande, con mi rendo conto, una giovane donna, mi rendo conto che quella che noi abbiamo chiamato intelligenza emotiva, e che credo che noi donne siamo veramente dotate, per la stragrande maggioranza, a una certa età diventi elucubrazione emotiva, che alla fine diventa veramente, io mi sento diventa avvitamento, sì. Mi annoio io stessa certe volte con le mie elucubrazioni emotive e non solo. E quindi penso, mio marito pure peggio, poveraccio. Quindi a questo punto io trovo che ci sia una soluzione bellissima, che a me piace, che credo che a una certa età di ultima volta si chiama la sorellanza. Cioè sempre questa, come dire, convinzione che il rapporto si debba chiudere tra due, l'uomo e la donna. C'è anche dell'altro. Sì, 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 ma infatti, ma sì, sì. Esiste la sorellanza, esistono le amiche, sì. Esistono le donne con le quali condividere quella, come dire, l'esuberanza emotiva che abbiamo e che difficilmente si condivide con l'uomo. Allora, il peso della sua esigenza di leggerezza. No? Sì, no, infatti, allora, quello che stai dicendo è che io forse sono in quella fase, però io l'ho sentito sulla mia pelle, cioè questo libro l'ho scritto tra febbraio e aprile, quindi 2 mesi e mezzo, 3, e a un certo punto mi sono reso conto che mi stava abitando su l'elucubrazione portata all'eccesso, poi in realtà sono riuscito a mantenerlo in un formato leggero, perché se la vizia l'ha letto in un pomeriggio, no, vuol dire che comunque ha una durata, ha una dimensione abbastanza easy, no? Però sì, si prestano questi argomenti al continuo avvitamento e all'iperanalisi, per cui dopo diventa sterile, diventa l'analisi per il gusto dell'analizzare, non per risolvere un problema, quindi questo assolutamente sono d'accordo. No, ma io ho questa tendenza e ho cercato a volte
cioè, mi sono reso conto, me l'hanno anche fatto notare a volte, di come dire, disinnescare questo vortice verso l'iperanalisi, perché a volte non è che analizzandolo, spaccando il capello in 4, 16, 32, 64, cioè lo risolvi per forza. Analizzare e scomporre un problema aiuta ad averlo più sotto controllo, ma se dopo diventa come dire, un esercizio manieristico, semplicemente sta lì a dividere problemi, allora diventi un problem creator e non un problem solver, e quindi non serve a nessuno. Sono d'accordo. Io sono un avvocato, quindi di lavoro faccio il problem creator, quindi adesso non sono nato per risolvere problemi. Se volete risolvere problemi si chiama L-Team, come diceva la sigla del telefilm degli anni 80. Il dibattito si è fatto vivace. Però adesso c'è silenzio. Un religioso silenzio. È vero, stiamo metà riflettendo. Poi, in realtà adesso, al di là di stasera, essendo io molto sui social, il dibattito può proseguire, nel senso che abbiamo la ripresa di stasera e verrà messa sulla mia pagina Facebook in questi giorni, ma se poi quando leggete il libro vi vengono spunti o anche critiche, mi commentate sulla pagina o su Twitter o su Instagram e andiamo avanti a parlarne, assolutamente. Sì. Nel libro ci sono soltanto casi, esempi di rapporti dall'altra confine, quindi di persone che hanno. Allora, il tema. No, ma non è così depressogeno, attenzione. Cioè, il tema è quello della complessità, e quindi sono episodi che fanno vedere la complessità. Non dico come vanno a finire le storie, sono singoli episodi. Adesso, questo qua del gatto forse non era così rappresentativo, ma poi attenzione: il libro non è un libro di storie, cioè non è narrativa. Sono tre capitoli di riflessione, quindi è più un saggio, e il quarto capitolo sono storie che servono a sostenere. Ok, avrei potuto disseminarle all'interno degli altri capitoli, poi ho preferito. Mi ha funzionato così, ho avuto questa vocazione di tenerlo separato e ha funzionato così e va bene così. Però ecco, la parte di storie, di racconti è minoritaria rispetto alla parte di riflessioni e diciamo la parte più saggistica del libro, che sono tre capitoli su quattro. Ok, quindi se non ci sono altre osservazioni, confido che vogliate comprare il libro, leggerlo, anche se volete c'è anche l'ebook per chi preferisce leggerlo sul tablet, e che vogliate seguirmi sui social, nel senso che quello al di là del libro avrei piacere comunque di avervi tra i miei contatti, cioè la pagina Facebook, la pagina, perché io sono presente sia con la pagina che col profilo privato. Nel profilo privato vedete le cose mie personali, non so se vi interessano, quindi la pagina pubblica è l'ideale per questo tipo di attività, e poi ci sono su Twitter e su Instagram. Okay. No, bello il fatto che per scrivere il libro ti sei sacrificato per avere tutta la statistica con vari casi, una cosa che un libro che io non potrei mai scrivere. Comunque, io ho detto, ho passato anni della mia vita per poi arrivare ad avere il 7% su infatti ci avevo pensato. Va bene, grazie a tutti, buona serata, grazie a Annalisa per la presentazione, grazie Gianfranco per l'organizzazione, e grazie alla Feltrinelli di Via Paoli, che è stata una location assolutamente ottimale. Bravi, bravi. Grazie a tutti, ciao.